Bentornati nel canale. Oggi video haul di Tiger della collezione di Halloween. Questo video in collaborazione con la mia amica Benedetta del canale La Bambina che Fissava, che vi invito ad andare a trovare, e sono molto curiosa di vedere anche lei che cosa ha preso. Ho fatto due giri io da Tiger perché il primo ho comprato meno roba e il secondo ho comprato un po' di più. Ho anche preso questa meravigliosa velina perché ho comprato delle cose di vetro e per fortuna me le hanno avvolte nella velina e devo dire che le veline di Tiger sono anche molto belle. Vedete, questa ha tutti i teschietti come è il tema della collezione. Anche la borsa me l'hanno data a tema Halloween. Guardatela che bella, bella grande, e dietro invece ha i cactus. Scusate l'inquadratura così, ma ho dovuto fare insomma un po' così, e adesso piano piano vi mostro tutto. Allora, la prima cosa che ho comprato è questa tazza stupenda, bellissima, a 2 euro solo, quindi wow. C'era anche nella colorazione rosa e azzurra, e devo dire che mi piaceva anche azzurra, però poi alla fine sono stata tentata troppo dal nero. Ha questo motivo qua di questo teschio messicano, guardate, di qua così, poi ha tutti questi fiori così sul viola e di là è così. È veramente molto molto bella, a me piace un sacco questa tazza, dentro è tutta nera, normale, e nulla, volevo prendermi veramente anche l'altra perché mi piaceva troppo, comunque alla fine ho preso solo questa qui. Poi andiamo a pescare nella borsa. Beh, non può mancare lo zucchero filato. Questo qui l'avevo già preso l'anno scorso ed è buonissimo, a me piace, e ha il gusto mela verde e a 1 euro l'ho preso. Gli zuccheri filati, diciamo, di Tiger sono buoni, a me piacciono. Avevo preso quello alla fragola e questo qui, e tra i due forse mi piace di più quello alla fragola, però anche questo non è niente niente male. E quindi diciamo che l'ho preso molto volentieri. Poi guardate che carino il tappo con questo mela e con i dentini tipo da vampiro un po' arrabbiata. Molto molto carina. Poi andiamo a pescare. Ho preso questi che sono degli stencil per fare la zucca. E mi è piaciuta un sacco questa idea perché ce ne sono veramente tanti. Adesso li giro e ve li faccio vedere. Guardate che belli. Cioè, non c'è solo la classica, insomma, la classica faccina da zucca, ma ci sono tutte queste formine. Quindi c'è il gatto con sopra la zucca con i baffi, il fantasmino, come si chiama? Il pipistrello, la streghetta, il teschio, il ragno, il lupo e poi vabbè, altre formine, insomma. Adesso, siccome io sono molto curiosa, non li ho ancora aperti, vado anche ad aprirli così vediamo come sono insieme. Penso che intaglierò una zucca, tra l'altro, piccolina, non troppo grande, quindi spero che gli stencil possano andare. Allora, vediamo un po' come sono questi stencil. Che bello anche il disegno davanti, adoro. Allora, vediamo se riusciamo a non spaccare la carta, che poi glieli devo rimettere dentro. Allora, è fatto tipo libricino, ma dai, che carino, guardate. È fatto a libricino, vediamo come posso mettermi così. E poi ci sono da ritagliare i vari stencil, quindi c'è la zucca, bisogna tipo tagliare la parte, diciamo qua, quella nera, e rimane lo stencil. Poi c'è, vediamo se riesco a girare, solo una pagina per volta, il ragno, il teschio. La faccina così, che è molto bella, devo dire. Questa faccina qui. Oh, ho saltato uno, aspettate che ho visto da dietro, ho saltato il fantasmino, bellissimo, si sta già staccando. Lo metto giù e poi lo tiro su perché sennò si spacca tutto. Questo che, se prendo la zucca, penso che proverò a fare questo qua perché mi piace troppo. I pipistrellini. Il lupo, i baffetti e
E l'ultima che non riesco a girare, no, forse sì, no, era l'ultima, ok. C'è la streghetta, ma eccola qua. Molto carini, devo dire, un'idea veramente originale. E questi li mettiamo anche da parte. Poi andiamo a pescare altro. Allora, tovaglioli, perché ci stanno sempre i tovaglioli di Tiger, guardate che carini. C'erano anche questi nella colorazione azzurra. E mi piacevano entrambi, però non lo so, sono più attratta da questo nero in questa collezione, quindi diciamo che fanno molto pandan con la tazza. Fatti così. Poi, stickers, perché si sa che gli sticker di Tiger sono stupendi e quindi guai a non prenderli. L'altro anno avevo preso quelli con tutti i vari omini, diciamo, vestiti da Halloween, invece quest'anno mi sono data a questi che hanno più che altro il gattino nero, la streghetta e le zucche. Sono molto belli, come sempre, e finiranno appunto nella mia collezione di stickers. Poi andiamo a vedere. Ho preso una matita, se viene fuori. Questa matita qua. Allora, vediamo se. Ok, ah, la gommina a teschio, che tra l'altro, guardate, si divide la parte sopra dalla bocca. Così. È molto carina. Anche questa è nera con tutti i teschiolini. E veniva 1 euro e l'ho presa, insomma, perché mi piaceva. Molto simpatica, molto carina. Poi preso questa qui che è una lanterna di Halloween. Adesso la vado anche a aprire. Penso che sia con la luce e non con la candela. Sì, è tutta insieme, guardate. Allora, tanto togliamo qua. Togliamo la solita etichetta e la andiamo a accendere, vediamo com'è. Che carina! Ma carinissima! Fa anche l'effetto, vedete, tipo un po' da, come posso dire? Dark, insomma, proprio quell'effetto un po' da Halloween. Bella, molto bellina. Un'idea veramente originale. La vado a spegnere, che così, ok, e la rimetto dentro. Magari gli rimetto anche la protezione se la ritrovo perché l'ho buttata, ok? Così almeno non si usura troppo la pila e fin quando non la devo usare sta intatta. Quindi questa qui, molto carina, mi piace molto. Andiamo a chiudere tutto, la scatolina, eccola qua. Poi ho preso questa che è una figata secondo me, sempre col tema gattino e teschio perché mi piaceva. Diventa una lanterna. Probabilmente la farò come, diciamo, video su qua, su YouTube, perché la voglio provare insieme a voi, insomma. Ed è una lanterna da costruire e in pratica penso che gli metti poi dentro il lumino e lei fa un po' questo effetto, insomma, con tutte queste formine qua, magari fa tipo le luci, non lo so, le ombre. Voglio proprio poi provarla. Veniva 1 euro, c'erano anche con, mi pare, la zucca e il fantasmino, se non sbaglio. Però, come ho detto, questo tema col gattino e il teschio mi piace molto e quindi ho preso questa qua. Allora, andiamo ancora a pescare. Ok, ho preso questo. Aspettate che adesso sta diventando più pesante la borsa. Ok. Eccolo qua, questo è un teschio di quelli scratching, ovvero che devi praticamente grattare via la parte nera e viene tutta colorata così. È molto carino secondo me, anche questo magari lo vado a fare poi insieme a voi in un video a parte. C'erano solo i teschi di questo tipo qua, non ho trovato altre formine, però è bello, è molto carino e lo proverò appunto a fare. Forse ce n'è più di uno, aspettate un po' che guardo. Sì, due pezzi c'è scritto. Due pezzi e c'è anche il bastoncino appunto per grattare tutto il nero. Ed è carino, poi lo si può usare come decorazione, appendere, eccetera. Poi ho preso una cosa un po' carina e un po' strana, ovvero questo. Farà ridere perché fa abbastanza ridere in effetti. Che cos'è, voi mi chiederete? È un teschio che dovrebbe crescere,
Bisogna metterci l'acqua dentro in questi buchini qua e c'è scritto di aspettare, aspettate che leggo le istruzioni. C'è scritto 1 versare l'acqua, 2 aspettare 24 ore e dopo 36 ore dovrebbe crescere e diventare enorme. Adesso ve lo faccio vedere se riesco un pochino meglio. Ok, vedete? Così dopo 24 ore, dopo 36 ore diventa enorme, tipo uno zombie dentro questo uovo di plastica. E anche questo lo farò vedere poi in un video, vediamo cosa ne esce fuori. C'erano diversi cervelli, diciamo. C'era il cervellino arancione, azzurro e rosa e io l'ho preso rosa. E vediamo poi come viene. Tra l'altro c'è anche questo tipo moschettone per appenderlo, se poi lo si vuole appendere. Anche se quando avrà dentro l'acqua, non lo so, sarà un po' più delicato forse. Ok, l'ultimo acquisto è quello più fragile, ma è quello più figo forse. Aspettate che qua mi hanno messo un sacco di velina. Peccato che non era di questa, diciamo, collezione, quindi era normale di Tiger. Piano, 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 piano. Cioè, io mi sono innamorata di questa bottiglia. Guardate. No, vabbè. Allora, questa è una bottiglia con sotto il teschio, cioè è bellissima. Io sono rimasta veramente wow, perché non lo so, mi sa di pozione magica, non lo so, me la vedo già con dentro qualche liquido colorato particolare. Adesso, essendo trasparente dal video, non so se si nota tantissimo, però è veramente bella, fidatevi. È pesante, molto pesante, infatti per questo sono tornata una seconda volta perché avevo già comprato parecchia roba ed ero già carica, quindi ho detto questa la devo assolutamente prendere però, e infatti la seconda volta l'ho trovata. No vabbè, quanto è bella, guardate, vabbè la faccio vedere così, eccola qui. Di, diciamo, questo tipo c'erano anche sia i bicchierini piccoli, quelli diciamo da shot, che i bicchieri, quelli invece alti, che si usano con la cannuccia. E io però ho preferito la bottiglia perché secondo me è molto più particolare. Allora, adesso controllando nel mio sacchetto dovrebbe essere tutto finito. Sì, il sacchettino è vuoto, ve l'ho messo vuoto, vi vedete anche la borsa bene. Il sacchettino è vuoto, le cosine ve le ho fatte vedere. Io direi che posso concludere qua questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre andate dalla mia amica a vedere anche il suo di video, a vedere cosa ha preso lei. Iscrivetevi a questo canale e al suo, lasciate like, commenti, fatemi sapere se questa collezione di Tiger vi è piaciuta, se voi ce l'avete vicino, se avete comprato qualcosa, oppure purtroppo non siete riusciti ad andarci, però se ce l'avete nella zona andateci e comprate qualcosina perché merita, secondo me. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso grosso bacio e ciao a tutti, insomma, ciao!